progettare è qualcosa di fantastico, perché parti da problematiche che esistono in un determinato quadrante, in un determinato territorio, in un determinato contesto anche sociale, e poi attraverso delle azioni che idei, che metti a terra, riesci a raggiungere degli obiettivi straordinari, da un valore unico. Considerando poi che sono obiettivi sì generali, che magari vengono previsti da un determinato progetto, ma che poi tu puoi connotare dal punto di vista specifico su quel determinato target di riferimento. Il risultato che abbiamo raccolto è stato straordinario. Il progetto è stato finanziato da Roma Capitale e abbiamo risposto a un avviso pubblico che è arte in comune e abbiamo previsto un'azione appunto da una parte quella sportiva e dall'altra quella di crescita sociale. Una crescita sociale attraverso un laboratorio, quindi uno scambio continuo di confluenze, diciamo così, come un toccare l'altro attraverso appunto le emozioni riportate nello sport. Abbiamo collaborato insieme alla Federsanità che ci ha messo in contatto con tantissimi stakeholders che hanno permesso poi di realizzare questo tipo di attività e di metterla a terra. Per la promozione di sani stili di vita, per non perdere la memoria storica dei nostri luoghi, per goderci le grandi bellezze e andare così verso una promozione del benessere psicofisico, perché la salute non è soltanto una salute fisica, ma è soprattutto una salute e un benessere che riguarda l'intera persona, l'anima, la mente, le nostre memorie e quindi il piacere nel goderne. Un ringraziamento speciale va a Nicolò Cavalcanti, che è appunto il responsabile del canottaggio sociale. Perché oggi si parla tanto di inclusione? Perché viviamo in una società dove si esclude, a fronte di un individualismo a volte sfrenato di margini e di obiettivi, dove la diversità è vista come un pericolo, quindi come un nemico da escludere. Il canottaggio rappresenta l'esatto opposto, rappresenta l'unione di diversità che insieme formano un assieme che rende la barca performante. L'esempio più lampante è la barca regina del canottaggio, l'Otto Con, dove 8 persone che fanno lo stesso gesto, lo stesso movimento, nella stessa direzione, con lo stesso obiettivo, hanno ognuno, a seconda del carrello che occupano, un altissimo grado di specializzazione, per cui sono 8 persone diverse, che solo attraverso l'assieme, gli americani lo chiamano lo swing, riescono a rendere veramente performante la barca. Quindi la diversità come valore, come ricchezza e non come elemento a cui contrapporsi per paura, ma riuscire a trovare nella cooperazione l'esempio che nella barca noi poi possiamo trasferire nella società civile, quindi una società sana e virtuosa, una società cooperante che include. Da parte della Federazione Italiana di Canottaggio, che ha sposato immediatamente il progetto, anzi è stato parte integrante anche nella scrittura stessa del progetto, dove abbiamo ipotizzato questo scenario. Effettivamente questo scenario si è realizzato e quindi sono molto entusiasta, molto felice di questa occasione. Poi volevo ringraziare appunto tutte le persone che hanno poi permesso di contattare le varie strutture, le varie ASL che poi hanno portato appunto ai partecipanti del progetto. Buongiorno, sono Alessandro e l'esperienza del canottaggio è una cosa molto bella, molto carina, un po' difficile, un po' complicata per me perché non l'abbiamo mai fatto, io sinceramente è la prima volta che lo faccio. All'inizio c'è la parte dell'vocatore, ci hanno insegnato bene a usare il vocatore, a fare la simulazione della barca. È stata una bella esperienza, anche se ho avuto un po' paura sinceramente, però mi hanno detto che le barche sono molto sicure, sono molto
molto sicuro, insomma. E certo, stare in acqua con il remo è difficile. È difficile tenere il remo dentro l'acqua, ben usato bene, i movimenti. Però l'esperienza è molto carina. Sport Integration Rowing nasce in sinergia con la dottoressa Alessia Ciocari, con la quale abbiamo costruito un'idea che potesse dare spazio e dare delle opportunità a delle generazioni che hanno sofferto, che stanno soffrendo in questo determinato periodo della loro vita. Considerate che in particolar modo ci siamo concentrati sulla disabilità, sì, ma anche il disagio psichiatrico, e quindi abbiamo cercato di stimolare delle persone a fare sport, ma non solo sport come attività sportiva, ma come sport integrato, quindi attraverso proprio un'interazione. Ho visto in questo progetto dei risultati bellissimi, perché ho visto dirigenti regionali, ho visto docenti universitari, docenti delle scuole superiori, ho visto imprenditori, ho visto ragazzi che hanno appunto una difficoltà, ho visto ragazzi con disabilità, ho visto tutta una serie di persone che tutti insieme, ad esempio, portavano una barca. Questa è stata un'esperienza bellissima. Oggi sono stato proprio sul pontile e nei miei sopralluoghi che faccio per verificare se tutto effettivamente funziona come dovrebbe essere, ho visto questa immagine che veramente mi ha lasciato sorpreso. Mi ha lasciato sorpreso perché era forte d'emozione. Poi vedere questi ragazzi, queste persone che sono veramente felici dell'esperienza che mi ha lasciato sorpreso. Mi ha lasciato sorpreso vivendo del vissuto che hanno avuto l'occasione di toccare, e quel tocco sono sicuro che ha cambiato in parte la loro vita. Dritta, 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 non la storcete!